Sempre sui cacciatori che hanno giocato in Asia, in questo caso direi proprio all over the world, come si direbbe, perché vabbè, saluto prima Mattia, ciao Matti, mio Ciao compagno a tutti ragazzi. d'avventura, e con noi appunto all over the world c'è Giacomo Ratto. Ciao Giacomo, Ciao Dario, ciao Mattia e ciao a tutti. è veramente un grande onore e un piacere avere con noi Giacomo dopo aver avuto Mauro. Insomma, sono due espressioni degli italiani che decidono a un certo punto di girare il mondo, di conoscere altri posti, altri spazi, altre persone, altri luoghi, altre culture, ma avremo modo di parlare con Giacomo di tutto. Prima lo presentiamo un attimo. Allora, Giacomo, classe 1986, ha giocato fino a qualche giorno fa negli SK Vittoria Wanderers a Malta. Insomma, questa diciamo era la sua seconda stagione consecutiva, la quarta complessiva a Malta in questa squadra. Poi ha giocato in Italia, insomma, fra eccellenza e promozione, poi ha cominciato appunto a girare il mondo: Svizzera, Malta, Nicaragua, Figi, Mongolia, Islanda e anche una piccola possibilità in Grecia. Insomma, una roba pazzesca, eh? Ancora oggi viene ricordato, è ricordato come uno dei pochi calciatori ad aver giocato, anche se magari non tutte le partite ufficialmente, nei cinque continenti. Quindi formidabile, complimenti per questa Grazie. cosa, Giacomo. Ma la prima domanda che ti voglio fare, poi entreremo naturalmente nel tuo essere così giramondo, è perché proprio il portiere? Il portiere perché? Ho scelto di fare il portiere dopo che nel campionato del mondo di USA 94 entrò Marchegiani e io dissi voglio essere lui. E quindi è stato un amore a prima vista col ruolo del portiere. Però è nato tutto da lì, USA 94. Andiamo, Marchegiani entra dopo l'espulsione contro la Norvegia di Pagliuca. Pagliuca. Baggio che dice: ma questo è scemo. Io sono Esatto. abbastanza vecchio da averla vista e ricordarmi benissimo quelle partite. E però, insomma, poi entra Marchegiani, certo. Sì. Sì. Quindi il tuo ispiratore in questo caso da bambino era proprio Marchegiani. Sì, il mio idolo massimo è proprio Luca Marchegiani. E mi ricordo che da bambino, quando inizi a giocare, fai i primi calci, non c'è un ruolo, tutti fanno tutto. E durante un allenamento c'era nell'altra metà campo l'allenamento dei portieri e stavo lì a guardare, che il mister mi dice: Giacomo, ma ci sei o vuoi andare di là? E io ero ancora un po' timido a quell'età, dico: no, 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 sto qua, sto qua. Però sì, ero già attratto dal ruolo del portiere. E che differenza c'è con gli altri ruoli, Giacomo? Ma la differenza che devi essere mentalmente, devi essere, credo, senza nulla togliere agli altri ruoli, molto molto forte, molto molto concentrato, perché comunque un tuo errore può cambiare totalmente l'esito di una partita, perché al 99,999 periodico per cento, se il portiere fa un errore, gol, a meno che non lo fai leggermente fuori dalla porta, che quindi la palla va fuori. Meno male l'attaccante ha il centrocampista che lo copre, il centrocampista ha il difensore che lo copre, il difensore c'ha il portiere e il portiere non ha nessuno. E devi avere molto coraggio per insomma, tutto ciò che è il ruolo, comunque buttarti tra i piedi degli attaccanti piuttosto che una palla alta, che secondo me anche a detta di tutti è la lettura dei palloni aerei, diciamo, il gesto tecnico e l'azione di gioco più complessa, perché subentrano un sacco di calcoli che dobbiamo fare in una frazione di secondo per leggere traiettorie, andare nel punto più in alto, eccetera, eccetera. E quindi la complessità del ruolo è molto, molto importante, grande, e comunque anche il trasmettere sicurezza, perché un portiere che trasmette sicurezza, diciamo che ha fatto già il 70%. Assolutamente. Sì, tra l'altro, se sei spesso da solo lì, quella è la domanda che mi sono sempre fatto, no? Cioè, il portiere Sì. sta lì da solo quasi la maggioranza del tempo, almeno che la squadra avversaria non attacchi, naturalmente. Che cosa pensa un portiere mentre sta lì da solo? Allora, io Perché? ho imparato da poco dei trucchi per rimanere concentrato, perché È sto lavorando con una persona che non gli piace la parola mental coach, quindi ispiratore, Andrea Arnaboldi, che Ok. saluto. Sì, e mi sta insegnando dei trucchi per rimanere concentrato. Però in genere cerco di pensare a collocare i miei difensori piuttosto che un compagno che non vede una pressione, quindi chiamargli l'uomo,
un centrocampista, per dire, un difensore che è messo male col corpo, riceve palla, a chiamargli una possibile giocata dall'altra parte del campo. Il problema è che a volte forse si lavora poco da questo punto di vista, che è quello mentale. Per il portiere è molto semplice perdere la concentrazione, perché, come appunto hai detto, Dario, quando sei da solo la mente può Cioè, viaggiare. uno comincia a pensare altre cose, cioè, devi Che invece fare domani rimanere. sera invece di Cioè, stare lì? capito? Devo Oh, ma quando finisce che c'ho da andare via? andare via. No, sembra. Fa ridere, però è così, a volte ti puoi No, è chiaro. perdere, o soprattutto dopo un errore. Se commetti un errore, fare un cancella e riconnettersi su quello che sta succedendo. Quindi i trucchi, diciamo, che sto imparando, perché imparato una parola, sto imparando, ci sto lavorando, perché comunque richiede tempo, è rimanere nel qui ed ora, quindi concentrato su ciò che stai facendo. Mamma mia, come se, come un attore, Ike e Tunk, insomma, cioè proprio qui e Esatto, adesso, no? Come se fosse pazzesca questa roba, sì, perché poi gli perché altri io giocatori tendevo a non perdermi un hanno po'. questo problema, no? Cioè, nel senso No, perché o infatti. si relazionano fra di loro o comunque ragionano, no, con i propri compagni di reparto o con l'avversario se sono difensori o attaccanti, quindi cioè, magari hanno meno tempo per estraniarsi, il portiere invece appunto spesso è lì da solo e quindi Esatto. ovviamente complessa la Io ho questione. notato che perdevo concentrazione, per esempio, non sempre, ma in alcuni periodi, magari, o in alcune partite, o quando c'era meno gente allo stadio. Mi sono chiesto come mai, cosa posso fare, come si può migliorare. Poi, lavorando con un professionista, capisci che ci sono determinate cose che tu puoi fare per rimanere sul pezzo 90 minuti. È impossibile, non c'è un giocatore che Beh, rimane no, 90 e vabbè, passa come. minuti. No, Però, insomma, diciamo una buona percentuale di tempo. questa cosa è Esatto. interessante. Cioè, comunque, quando sugli spalti c'è meno pubblico, tendi più a rilassarti, magari a decontrattarti. Questa, magari, penso Sì. sia una cosa generale. Sì. Ah, non lo so, per esempio. Mi motiva molto di più, ma anche sto più sul pezzo. Le migliori partite che ho fatte sempre quando c'era tanta gente allo stadio, anche insultandomi, mi dava una carica, una concentrazione maggiore. Ci sono dei giocatori invece che non sopportano la pressione del pubblico. Non ho mai giocato con 80.000 spettatori, però un 5.000 sì, è molto molto bello, Cioè, la fa la motivante. differenza comunque, la senti davvero la crowd, no? Come si dice, come si direbbe, cioè, no? Sì, Di. sì, sì. Secondo, io sì, insomma, a me carica, quindi ha un effetto positivo su di me. Beh, allora ed è proprio per questo che noi ti chiederemo adesso, Giacomo, poi così Sì. cioè, ti faccio questa domanda, poi lascio la parola a Matti per la prossima domanda, ma la domanda che ti vogliamo fare è questa. Quindi il ruolo del portiere sta da solo, triste, solitario e finale, forse è proprio per questo che a un certo punto hai deciso di girare il mondo, per non sentirti più solo. No, vabbè, diciamo che non triste, diciamo felice ma solitario. No, no, poi a casa c'è sempre qualcuno che mi aspetta, No, quindi diciamo è per certo. quello. No, la decisione è nato tutto per caso, fondamentalmente. Io stavo facendo un buon campionato in promozione, eccellenza, ma passati un po' di anni, non mi ricordo. Comunque, una di queste categorie, avevo un allenatore molto bravo, dei portieri, e io non venivo da un ottimo periodo, e mi ha fatto credere in me, mi ha fatto cambiato un po' il modo di parare, di interpretare il ruolo, non di parare, non che prima fossi una pipa e mo son buffon, però diciamo che mi ha fatto utilizzare al meglio quelle che erano le mie potenzialità, e secondo lui era un portiere che poteva stare tranquillamente almeno in Serie C in Italia. Quindi ho detto, perché non proviamo a mandare i video? Perché per correggermi o farmi vedere quello che si faceva, riprendeva tutte le partite. Quindi ho detto, perché non provarci? C'ho niente da perdere, ma è tutto da guadagnarci. E da lì è nata la prima occasione a Malta, che era Svizzera, considerarla estero in Canton Ticino, che ce l'ho a mezz'ora, è un po' ridicolo, perché alla fine è una Lombardia estesa. E quindi sì, è nato tutto così, per caso. È nato per caso, perché la mia carriera a 20 anni ha preso una determinata strada per delle scelte sbagliate che purtroppo si fanno nella vita. E
Però mi ha portato a tutto ciò, essere qua con voi, interviste, a giocare nei cinque continenti, che secondo me è un In qualcosa di posti incredibile. incredibili, posti Sì, incredibili. ma è tutto. Comunque, penso, senza essere presuntuoso, di aver realizzato qualcosa di incredibile, perché comunque senza un curriculum importante alle spalle, aver fatto quasi tutto da solo. Ma poi lascio veramente poi la parola a Matti, cioè, però sia te che Mauro vi ho sempre visti un po' come Thomas Cook, no? Nel senso, come una sorta di esploratori del XXI secolo che a un certo punto avete Fantastico. preso, avete cominciato a girare il mondo, e effettivamente l'avete fatto, tra l'altro, Sì. quindi, insomma, cioè, complimenti. Vai, Ma Matti. ti apro, chiudo una Vai, parentesi. vai. Quando sono atterrato alle Figi, ho detto, chissà com'era all'epoca del capitano Cook, Ho una quando... sorpresa per te che non ho tirato fuori, aspetta, Incredibile. la prendo. Vabbè, forse la so. Penso sia una maglietta. Eccola, questa è la maglietta di rugby delle Figi, della nazionale figiana. La maglia della nazionale. Ah no, Krishna, era È uguale. Krishna. Quando ero io alle Figi c'era la maglia di rugby che era uguale. Questa è la maglia, vedi, di Rio 2016. Stupenda, Eccola qua. Grande stupenda. Roy Krishna, grande giocatore eroe, cubano. grande eroe. Sì. E tu Giacomo, ora veramente una domanda che mi è venuta ora. Hai avuto modo di incrociare Krishna alle Figi oppure in quel momento eravate in posti diversi, ero in No, Patagonia? lui credo fosse al Wellington Phoenix, Ok, era quindi già là. partecipante al campionato australiano. Quindi no, non ci siamo incrociati. Però è un gran giocatore, ha fatto cose incredibili. E lì era immagino appunto quasi un eroe nazionale per le Figi, Roy Krishna. Non so, Sì, era molto. assolutamente, assolutamente. Considerando comunque che le Figi, è vero che il calcio piace molto, c'è molta passione per il calcio, però lo sport nazionale è il rugby. Vabbè, Cioè, certo. un Soprattutto aneddoto il rugby a 7 in cui sono fenomeni assoluti, insomma. Non sono specialista nel rugby, però No, la te lo dico io, cosa... hanno vinto due Olimpiadi di fila nel rugby a 7, quindi insomma, sono Tanta roba. fenomeni, Però la cosa fenomeni, fenomeni. strana per me è che, insomma, italiano, europeo, calciofilo... Tu vai nel parchetto, vedi i bambini che giocano a calcio, li rinvedi e magari ci sono due porte da calcetto, lì invece vedi le porte da rugby e i bambini che giocano a rugby. Ed Pazzesco. è strano perché comunque non È sei certo. abituato. Qua non, insomma, calcio, basket, sì, pallavolo un po' di meno, ma anche se comunque è uno sport molto praticato. Allora, visto che abbiamo toccato appunto il capitolo Figi, viene appunto spontaneo chiederti quali sono le difficoltà che appunto uno straniero, un italiano, incontra andando in questi luoghi molto distanti, a volte culturalmente, come la Mongolia, Panama o anche appunto le stesse Figi. Certo, ma allora diciamo che bisogna differenziare un po' la Latino America con l'Oceania e con l'Asia, perché comunque in Latino America il calcio, è vero, Panama è un país beisbolero, come si dice in spagnolo, o anche in Nicaragua, però il calcio è sentito, il calcio è vissuto, il calcio si gioca per strada, la gente viene allo stadio, c'è passione. Poi c'è magari una zona del paese che è più calciofila, l'altra è più beisbolera e quindi insomma va un po' per zone, però il calcio è come se fosse in Sud America o come se fosse in Europa, molto sentito, eccetera. Alle Figi no, come ho detto prima, il rugby è lo sport re. E diciamo che a livello organizzativo c'è una carenza incredibile anche a livello di concetti calcistici, quindi per esempio l'Amicale che voleva provare a vincere la UFC Champions League ha investito soldi, ha preso uno staff italiano, ha preso giocatori europei e sudamericani, insomma ha cercato di fare le cose con degli standard europei. O per esempio alle Isole Certo. Salomone, il mio amico Fabrizio praticò, un altro portiere che ha giocato in Oceania, comunque una società che investe tanto. Alle Figi non si paga, ma non paga male perché comunque investivano soldi per loro importanti, però mancava questa organizzazione, questa idea di come ci si allena, di come si gestisce una squadra di calcio e
se tu prendi giocatori europei, comunque devi cercare di farli sentire o metterli nelle condizioni di vita non troppo distanti da ciò che è il vabbè, però lì la questione, vissuto. Giacomo, è che loro c'hanno quel mare lì, ma cosa gliene frega di fare l'organizzazione, no? Nel senso, lo so. C'era quell'ambiente lì. Sono stato su un'isoletta, l'Eleuvia, un resort, un island resort. In 10 minuti ci facevi il giro intorno, degli atolli. Wow. Sono andato con Adrian, il mio compagno spagnolo. Poi siamo andati a farci, c'era la bassa marea. Siamo andati a farci una passeggiata in mezzo al mare. A un certo punto vediamo l'isoletta distante, l'acqua che stava. Ho detto, qua dobbiamo tornare. Poi andiamo a nuoto dopo. Fantastico, no, il posto è stupendo, cioè, è incredibile. Però c'è un se po' vuoi di questioni provare... sociali, no? Fra... perché una delle particolarità delle Figi è che c'è una comunità indiana, per cui Roy è nato lì. C'è la comunità indiana fortissima, perché quando c'era la colonizzazione, no, gli inglesi spostarono gli indiani alle Figi per fare i burocrati, sostanzialmente erano gli amministrativi. Erano la parte alta della società, però per lavorare come si vive questa cosa? E anche lavorare a canna da zucchero, cioè, perché come i si figiani vive? Non volevano farlo, c'è un po' di razzismo tra, insomma, i figiani non sopportano molto gli indufigiani, e gli indufigiani considerano un po' di un livello inferiore i figiani che sono poi nativi, e quindi c'è un po' questa spaccatura all'interno. Anche la comunità indufigiana è molto grande. Forse sì, sono un 50-50, penso che sia. Sì, più o meno 50-50. Sì, però sì, c'è una spacca. Però, per esempio, i dirigenti delle società, ciò che è il calcio, è tutto gestito da indufficiani. Tutto è gestito da indufficiani. E caratterialmente non è semplice rapportarsi con queste persone. Non è semplice, perché comunque a livello di importa molto di più l'interesse economico, diciamo, che per quello che è stata la mia esperienza. Non dico ho amici tra le altre cose indufficiali, però per quello che è la dirigenza, molto attaccati ai soldi e cercare di più posso risparmiare, poi se stai bene o no non è che mi interessa molto. Sì, ma questo si riflette anche un po' nell'evoluzione del calcio alle Figi, che è vero non è il primo sport, ma rispetto alle zone limitrofe c'è sempre un po' di difficoltà, no? Rispetto alle Salomone, alla il stessa potenziale Vanuatu. Ci sarebbe, sì, a Ciderba. E poi vabbè, lo stadio nazionale pure è una struttura stupenda, si gioca sia calcio che rugby, però è un peccato perché con un minimo di organizzazione si potrebbero fare delle cose molto interessanti alle Figi. Perché il potenziale assolutamente c'è. In un calcio fisico come quello di oggi, fisicamente i figiani sono delle bestie. Sono grossi. Io avevo un compagno di squadra a 38 anni, fumava come un dannato e correva per 8 persone. Cioè, una roba incredibile. Ti chiedono questa cosa dal pubblico, salutiamo Massimo. Ciao a tutti, mediamente gli stadi e gli spettatori come sono da quelle parti, insomma, in quelle zone? Zona Figi? Sì. Ma allora, lo stadio nazionale è stupendo, veramente è una struttura stupenda, si può cercare tranquillamente su Google. E gli altri stadi sono un po' il vecchio stile indiano, quindi stadi fatti di legno, fondamentalmente le strutture... Okay. È anche vero che parliamo di 6 anni fa, certo. Quindi le cose magari sono cambiate, però ai tempi era così, avevamo fatto un'amichevole a Ba, insomma era carino lo stadio, però è uno stadio vecchio, tanti stadi erano così, però il calcio è seguito, ci va molta gente allo stadio a vedere le partite, questo è quello che sono, insomma. Quindi ti salutano, vola, insomma c'è un coro per te, insomma. Aspetta, perché questo coro me lo faceva una persona che era il Francesco Boscarino, non so se lui. Chiediamo. Che era uno dei kit manager del Floriana a Malta. Quindi non so se lui. Ma invece le grandi città, poi appunto così entriamo in Mongolia, lì lascio la palla di nuovo a Matti. Hai avuto esperienza al di là ora di questi piccoli centri come Reva, così, però anche Ulaanbaatar, Managua, Panama, insomma, sono città comunque grandi. Allora, Ulaanbaatar, che è la pronuncia reale,
ha detto che è a lui, eh? Esatto, sono grande talismano numero uno. Ulaanbaatar era una metropoli, ma ha chiesto un ragazzo italiano che forse poteva andare in una squadra. Com'è vivere Ulaanbaatar? Comunque parlo del 2016, sì, ancora c'era un po' di chiusura verso lo straniero, però già si stavano aprendo, i ragazzi più giovani erano molto più aperti mentalmente. Il calcio è seguito, ma è seguito, il calcio locale stava iniziando ad essere seguito rispetto a prima, che c'era, ci andava molta poca gente allo stadio. E infatti questa cosa ce l'ha detta anche Mauro, che sta crescendo il calcio, e se no, perché da loro lo sport nazionale è il wrestling. Sì, il wrestling mongolo. Che è questa cosa incredibile, questa cosa incredibile. Però non è il wrestling della... Sì, no, l'abbiamo visto l'altra volta. Cioè, è una cosa diversa, è quello olimpionico fondamentalmente, il wrestling che si vede alle Olimpiadi. Sono molto forti. Però ti assicuro, e tanti mi dicono, com'era a livello in Mongolia? C'è talento in Mongolia. Però c'è una, c'è un grosso, come posso dire, ostacolo allo sviluppo definitivo del calcio, che sono le temperature, non c'è ancora uno stadio coperto. Ora stanno giocando all'aperto, ma è improponibile giocare all'aperto. Quindi questo vuol dire che no, per quanto? 2 o 3 mesi sostanzialmente il campionato si ferma. Allora, noi abbiamo giocato da aprile... Un paio di mesi. Di più. Da aprile a fine settembre abbiamo giocato. Ecco. Madonna. Ottobre, novembre, Madonna. Dicembre, gennaio. Dove perché c'è meno 35, quanto c'è? Meno 30? Sì, 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 sì. Infatti giocano a futsal. E all'inizio, quando io li quando avevamo iniziato la preparazione, vedevi che tecnicamente erano bravi, però negli spazi si perdevano. Ok, certo. Quindi c'era bisogno di un periodo di adattamento per poter riprendere le misure del campo a 11, eccetera, eccetera. Ora, purtroppo, c'è stato il problema del Covid, e lì c'è bisogno sempre degli stranieri, perché comunque danno un plus anche a livello di fiducia, e in alcune zone dove a livello tattico, quindi mentalmente, devi essere 2 spanne sopra gli altri, alzano il livello del campionato. E mi ricordo quando ero lì, io complessivamente era paragonabile all'epoca a una terza divisione, che sarebbe la nostra Serie B. Ok. Complessivamente. Okay, poi ovviamente ci sono squadre di B che sono nettamente superiori, che sono quelle che puntano a vincere il campionato, eccetera, eccetera. Però complessivamente comunque il livello era quello. Beh, la Nazionale ha fatto bene ultimamente. Se andiamo a vedere, si è classificata per la prima volta all'ultimo stage, se non mi sbaglio, dei preliminari per entrare nella AFC Cup. La Coppa Asiatica, si è giocato le qualificazioni mondiali, non ha sfigurato quasi mai, a parte contro il Giappone, che però è ovviamente un altro livello. E poi la seconda partita, soprattutto la prima hanno persa 6-0, la seconda 14, sì. Peccato che erano fermi loro, però i giapponesi giocavano. Mettici il tasso tecnico nettamente superiore, fisico, organizzativo e comunque di storia del calcio in Giappone, paragonandolo a quello mongolo, e ti rendi, puoi avere un'idea del risultato finale. Però assolutamente, con Kyrgyzstan, sarei giocata col Tagikistan, che avrebbe potuto, secondo me, pareggiarla e non perderla. Comunque ha fatto molto bene. No, poi sappiamo appunto che in Asia il problema dei calendari c'è molto, alcuni campionati giocano solamente, sono annuali, altri invece si smezzano dall'autunno fino alla primavera, quindi sappiamo bene come questo spesso purtroppo vada a influire sui risultati. E riguardo invece, appunto, tu hai detto che appunto in Mongolia uno dei problemi è quello di non avere ancora degli stadi coperti. Invece tu appunto hai visto che in Islanda stadi coperti ce ne sono. Sì, in Islanda ci sono, però l'Islanda ha investito, il discorso è quello, investire in una crescita. Quindi le cose vanno di pari passo. Se tu hai un clima rigido, come puoi pensare di sviluppare il calcio? Avendolo 365 giorni all'anno. Ciò vuol dire creare delle strutture dove poterlo fare anche con meno 40 all'esterno. È un investimento di soldi importante, sì, però poi puoi avere un ritorno di tutto ciò.
Perché sinceramente si parla tanto della Cina, sì, però in Cina hanno una barca, investono una barcata di soldi, con scarsi risultati in fin dei conti. E secondo me potenzialmente la Mongolia è meglio della Cina, come Tra l'altro, giocatori di attacco. ricordiamo che stamane abbiamo lanciato questa bomba termonucleare che Ho ci è giunta letto. da Nicolas direttamente, quindi da Pechino, dalla fonte originaria non bypassata dalle agenzie occidentali, di questa roba che dopo già quello che è successo, con i fallimenti delle società, la chiusura agli stranieri, i blocchi dei contratti e degli stipendi, si decide di fare un low budget nella prossima Chinese Super League. Quindi diciamo che ormai è appurato che la Cina ha deciso di disinvestire completamente nel calcio, questo, almeno in quello sportivo, naturalmente nel campo, perché poi gli stadi li costruiscono un po' da tutte le parti. Quindi. Però ecco, la questione un po' interessante della Mongolia è che effettivamente potrebbero, visto che poi alla fine leggevo in questi giorni che la maggioranza della popolazione sta sostanzialmente a Ulaanbaatar, il Sì. 46%, 47%, no? Quindi tantissimo, insomma, quasi la metà della popolazione, in un territorio che però è tipo 5 volte l'Italia, quindi la Mongolia è un paese gigantesco. Ma insomma, essendo Enorme. tutto lì a Ulaanbaatar, potrebbero fare un paio di investimenti in un paio di stadi nella capitale, e no, chiudendoli, coperti, temperati, potrebbe essere come idea, no? Cioè, ce la potrebbero anche Secondo me fare. sì, secondo me quella è la svolta. Quindi stadi e investire soprattutto in staff stranieri, europei, perché lì allora inizia a fare un salto di qualità, perché la realtà è che comunque a livello calcistico siamo più avanti rispetto all'Asia per ciò Ah che beh. è il discorso dell'insegnamento del calcio, delle nozioni calcistiche. In Asia c'è un potenziale, secondo me il futuro è l'Asia comunque. Il futuro è Sì, l'Asia, andrebbe spiegata la secondo me. Lega di Serie A, ma insomma, non è. Ma bisognerebbe cambiare un po' di cose là dentro, ma in generale in Italia nel calcio. Generale, perché noi lo raccontiamo sempre, Matti è testimone anche di quello che sta succedendo in India. Cioè, al di là poi delle federazioni locali che investono, ci sono la Liga, la Bundesliga, che sono anni che investono Ha in quelle voglia. zone. L'Atletico Premier. Madrid aveva una squadra in India, il Basilea ha una squadra in India praticamente. Un sacco di squadre hanno delle succursali, tra virgolette. Noi. No, noi dormiamo, arriviamo dopo. E Noi. invece. No. Vai, Matti. E Vediamo poi. vabbè. Sarebbe da Chiudiamo parlare per due questa giorni. vexata question. Sì, vai, vai, Matti. Ah, invece, tornando appunto alla Mongolia, Sì. appunto. La maggior parte delle squadre che prendono parte al campionato si trovano nella capitale, ma Sì. alcune appunto si trovano anche fuori. E com'è giocare? Ah no, Solo una. solamente una. E com'è stato appunto uscire, andare poi in un'altra città, cioè a livello di impianti, di pubblico, hai notato una differenza? Campo era disastroso, duro come cemento armato, un sintetico vecchissimo, sì, ma vecchio, 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 vecchio. E poi vabbè, la strada per arrivare a Mongolia, quando esci dalla città ti provi un senso di libertà incredibile. Questo cielo azzurro, infatti era nazione dell'enorme cielo azzurro, bla bla bla, e però l'impiantistica è nulla, cioè. Comunque adesso hanno investito in Mongolia anche in un centro per la nazionale, il problema è che sono tutti all'aperto, lì bisogna chiudere. Come Cioè, fai, cioè? ma non puoi, non ce la fai, fa troppo freddo, Cioè, muori di freddo. o allenano i pinguini, o se no, cioè, no. Però c'è anche un altro progetto, se non mi sbaglio, che avevano lanciato per portare il calcio in varie zone del paese. Però sì, le strutture vanno migliorate. Ad Ulaanbaatar ci sono due stadi bellini, che uno è lo stadio della federazione, l'altro lo stadio nazionale si chiama, ma poi si gioca comunque nello stadio della federazione, che sono belli. Il mio ex club ha costruito uno stadietto per allenamenti, eccetera, eccetera, che non so se hanno completato. Però servono coperti questi stadi, non aperti, se no non ce la facciamo, non ci si smuove da lì. E rispetto agli altri campionati in cui ho giocato in giro per il mondo,
appunto hai detto sì. che il campionato mongolo lo consideri come una serie D, mediamente. Sì. Rispetto al campionato figiano, islandese, che è appunto un campionato europeo, come lo inseriresti? Cioè, più o meno sulla stessa... Allora, fare dei paragoni è sempre una cosa complicatissima, certo. perché in Mongolia sono più tecnici che fisici, in Islanda sono più fisici che tecnici, alle Figi sono più fisici che tecnici, quindi ovviamente quando dico un complessivo parlo di un livello medio, quindi Mongolia è una serie D di medio-bassa classifica, l'Islanda più o meno la può inquadrare lì, anche il campionato che ho fatto io in Islanda, che era quello di serie C. Alle Figi io il campionato non l'ho giocato, perché era chiuso ai tempi solo ai figiani. Hanno aperto, penso, dall'anno successivo, se non mi sbaglio, o due anni dopo hanno aperto anche agli stranieri. Prima era aperto agli stranieri, poi hanno chiuso per due anni o tre anni, non mi ricordo. C'era un torneo che non era ufficiale, dove sì, potevano giocare gli stranieri, insomma, a mezzo casino. Io ste regole non le capisco, però contenti loro. Come a Malta, che è l'unico paese europeo dove un europeo è straniero. Ah sì? Ok. A Malta la scala del calcio, insomma, per farti capire, Premier League, da quest'anno puoi tesserare 13 stranieri e portarne 9 in rosa per la partita, in lista, e massimo 7 in campo. Europeo o non europeo, non importa. In Serie B puoi tesserarne 4 o 5, uno deve essere under 18, puoi convocarne 4 e puoi metterne in campo 3. Ma è complicatissimo. Vabbè, non dico il termine, ma è una stupidata. No, è chiaro. Però, non ha senso, perché comunque va contro il libero mercato dei lavoratori. Se fai parte dell'Europa, devi rispettare le regole europee. Se no, fai parte dell'Europa. Loro fanno un po' sempre come gli pare. Ma è una regola per proteggere il giocatore locale. Certo. Secondo me è una regola stupida. Io trovo sempre un po' strane queste regole, nel senso che poi alla fine sono spesso controproducenti, un po' come la nostra Serie C, no? Che cerca di, anni fa, introdusse la regola sugli under 21, ma questo ha fatto sì che in realtà il livello si abbassasse, non si alzasse. Come in tutte le categorie italiane. Esatto, sì. Il problema è che noi continuiamo a vedere le nostre categorie, anche i dilettanti di eccellenza, se le dicono chissà che cosa, ma in realtà non c'è tutto questo gran livello che si vuole... far credere, sinceramente, negli ultimi anni, quantomeno. No, sono d'accordo, io vado spesso allo stadio, quindi mi capita di vedere partite ormai rispetto alla ventina d'anni fa, e non è nostalgia, è solo un dato di fatto, cioè ad acquisito che effettivamente il livello è decisamente calato. No, ma basta vedere i nomi, insomma, i nomi di chi gioca, le squadre, insomma, tutto quanto. Livello della Serie A è pietoso, ci dice Massimo, ma questo è un altro discorso. Tornando alla Mongolia e poi ci spostiamo, hai qualche aneddoto di esperienze che hai avuto, insomma, perché è un paese per noi, no? Come diceva giustamente Massimo, facendo una citazione meravigliosa, perché negli anni 90 a un certo punto Lindo Ferretti e Massimo Zamboni, fondatori di CSI, ex CCCP, decisero di andare in Mongolia a fare un grande viaggio, da cui poi nacque uno dei dischi più straordinari della musica contemporanea italiana, che è Tabula Rasa Elettrificata, e raccontarono di queste distese enormi, come dicevi te, il cielo, l'esperienza. Hai fatto anche te qualche esperienza particolare mentre eri lì? Ma esperienze particolari, fammi pensare, perché le esperienze in Mongolia ne ho avute tra... più di una. Sì, no, guarda, un cinema è stato all'inizio, perché l'altro nuovo atleta era anche di nuova formazione. Però abbiamo fatto nella pre-season il presidente ci aveva portato al parco Gorg Tirilc, che è un parco enorme, sei in mezzo alla natura, andare a cavallo, eccetera, stupendo. Quindi a dormire nelle yurte. Bellissimo. Sì, ma anche un pre-partita, prima del derby, diciamo, più sentito, ad Ulaanbaatar, che era quello tra Ulaanbaatar City e Ulaanbaatar FC, abbiamo fatto il ritiro. Sempre in un parco, a dormire nelle yurte, mangiare tutti assieme la carne cotta, stile mongolo, eccetera, eccetera. Esperienze stupende. Quindi due squadre differenti che si uniscono appunto nel ritiro.
No, 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 nel ritiro eravamo solo Eravate noi, solo... non Ok, c'erano loro. Sì. No, ok. Sì, lì se la no lì novità è... partiva la battaglia di wrestling, disse. Infatti. Io mi metto a guardare, però. Mi sarei messo a guardare di sicuro e basta, non mi ci mettevo a Questo fare. però, perché come abbiamo fatto l'altra volta con Mauro, collochiamo un attimo le cose, perché sennò magari il nostro pubblico gli piace l'Asia, ma magari non lo sa bene. Questa è la Mongolia, così la collochiamo bene. Dov'è? Le Figi sono qua giù in basso. Eccola qua, questa è Suva. Eccole qua, queste sono le Dove vedo io. Figi. Questa è la Mongolia e questo è il parco nazionale di cui stava parlando Giacomo adesso. Eccolo qua, parco nazionale di Eccolo lì. Gorky Terek. Eccolo lì. Quindi fuori da Ulan Bator, insomma. Sì, e se poi guardi fuori da Ulaanbaatar non c'è niente. No, c'è nulla, veramente. No, cioè Erdenet è la squadra dove avevamo giocato, dovrebbe essere sopra, vicino alla Russia. No, aspetta. Uder, da là, mamma mia. Ulan-Ude, sì, è vicino alla Russia. Ulan-Ude, Sì, questa è la Russia, questa sopra, questo scendi sotto confine. Ulan-Ude e la trovi, Erdenet. Mamma mia, ragazzi. Posti incredibili davvero, Sì, e poi un altro aneddoto, se vogliamo, eh. un po' particolare. Rinnovo del visto. Allora dovevamo andare fino al Tambula, che è diciamo, la frontiera, il border con la Russia. Questo viaggio infinito. E parte diciamo, l'autista che era il bodyguard del presidente, la mazzetta di soldi così in tasca. Arriviamo in frontiera, passa e lui scende. In teoria doveva andare tutto liscio, si passa dall'altra parte, ti invece blocca, scendete. E praticamente ci voleva tenere lì e rimpatriare. Ok, Giovanni. sì. Poi alla fine non so come siamo riusciti a ritornare in Mongolia. In Russia non ci sono andato. Mamma mia. Incredibile. Se no, tipo, lì da lì alla Siberia è un attimo, è lì, Sì, le è portavano lì là e via. sopra, E è lì sopra. infatti i due miei compagni russi, uno era di Ulan-Ude e l'altro di città. E poi ce n'era un altro che però era lui è dell'Ingushetia, quindi la parte musulmana, diciamo, Musulmana, sì. vicino alla Cecenia, eccetera. Ti Infatti, chiedono al volo così, aspetta, scusami Matti, Giacomo, vai. qual è la tua migliore qualità fra i pali? Saluto dal tuo amico Maurizio. Saluto a Maurizio e secondo me la mia miglior qualità tra i pali. Bella domanda, di solito non sono io a dire. Però esplosività e posizione in porta. Esplosività e posizione in porta. Sì, diciamo che tra i pali me la cavo. Sono per Bene, nulla. benissimo. Vai Matti, scusa, mi sono interrotto. No, nulla. E invece, appunto, hai detto che in squadra giocavi insieme in Mongolia a dei giocatori russi. Sì. Quindi, qual è la componente straniera maggiore nel campionato mongolo, ad Quella esempio? La russa. russa. La russa. Giocatori di Serie C di ru russi. Quindi, Ah, ok. sì, Serie C russa. Poi Artyom, che ha giocato con me, lui ha giocato in Serie B russa. C'erano anche giocatori di altre nazionali. Di altre Allora, nazioni. quell'anno c'era nell'Ercim Milos, che è un mio grandissimo amico, ci siamo conosciuti in Mongolia e ci siamo ritrovati a Malta, che lui è serbo. Poi c'era Ok. Nicola, serbo, giapponesi, altri due che erano giapponesi Ercim. Nella mia squadra c'ero io, poi c'erano Islam, Artyom e Alexei, russi. Giapponesi non ne avevo. Nelle altre squadre c'erano giapponesi, russi, tipo nella Angarit, che è la squadra di Erdenet, di quella città sperduta, erano quattro russi. Poi c'era uno statunitense, se non mi sbaglio, o un Boh. canadese, canadese, sì, dovrebbe essere, insomma, il Canada. Ogni tanto mi Canadese, vengono le parole in spagnolo e beh, è in chiaro, inglese, mille non mi lingue vengono italiano. diverse, certo. E invece gli spagnoli no, quindi. Spagnoli sì, ce n'era uno. Ok. Nella Bayangol. E poi Mentre c'erano niente cinesi. no, chinos, no. Non c'è buon feeling tra Non cinese e c'è grande, no, bayangol. non corre buon Storia, sangue, no, non no, corre no, buon no. sangue, non corre buon sangue. No, per storia no. Interessante il dato sui serbi perché sappiamo che in Asia sono praticamente quasi ovunque, tra Da tutte India, le Asia centrale, da parti. tutte le parti. E Serbi, brasiliani, spagnoli. spagnoli.
Noi dormiamo invece, arriviamo dopo. Pochissimi italiani, Giacomo, come te la spieghi sta roba qua? Perché noi è difficile staccarci da casa, perché comunque qui anche in serie minori si paga, tra virgolette, abbastanza bene, e magari quando devi fare la prima esperienza fuori e non hai un curriculum enorme, te la devi un po' giocare. Non che vai a far la fame, però uno stipendio che può essere di 2000, di 1500, 2000, 2500. E quindi uno dice: perché devo andare così lontano da casa se più o meno posso prendere la stessa cifra qui? E secondo me è Certo. quello un po', perché comunque in Serie C in Italia quello che si paga, togliendo i top club, le cifre sono quelle lì. Una bassa Sì, Serie C paga sui certo. 1500, 2008, 2000, 2005, per non parlare di chi poi deve ridare metà dello stipendio. Vabbè, chiudiamo, Sì, non entriamo nei vabbè, discorsi. lascia questa cosa via, è incredibile, sì, ma un giorno Sì. qualcuno dovrebbe dirla. Ma Vabbè, io parlando ho quindi un po' in mezz'oretta. generale così, qual è la tua esperienza sportiva e di vita così? Anzi, dividiamo le due cose, quella sportiva e quella di vita, poi se coincidono va bene lo stesso, migliore tra virgolette, cioè quella che ti è rimasta più nel cuore, diciamola così. Ma è quella che ho vissuto di più, che è Malta. Malta è la mia seconda casa praticamente, quindi è dove ho più amici, dove sono stato più anni, perché comunque in totale sono 5 stagioni. Questa Insomma. era la terza consecutiva di fila. E di vita non lo so, perché ogni posto ha del positivo, del magico e qualcosa che mi ha lasciato dentro. L'Asia, mi sarebbe piaciuto tornare nel sud-est asiatico, ero stato vicino anche all'India, poi purtroppo non si è potuto fare. E alle Maldive anche, era lì mezza mezza, poi saltata. E Centro America pure, perché non sono sempre avuto penso di seguivo il campionato messicano quando in Italia non lo seguiva praticamente nessuno. E mi piaceva questa, come si viveva il calcio con passione in Latino America. E poi Quindi tu. l'Africa ti lascia qualcosa anche di molto, molto profondo ed importante. E le Figi, posti stupendi, che vuoi che ti Va dica? bene. È difficile dirti un posto, anche in No, è Islanda. Poi chiaro. quello che ho sofferto di più è l'Islanda, non mi ci sono adattato, non mi sono adattato. Nonostante il freddo comparabile alla Mongolia, non ti sei trovato bene. Ma E non è Ulaanbaatar una era una questione climatica. capitale. No, E poi Ulaanbaatar, certo. lì purtroppo ero in un paesino di 3.000 Ah, abitanti a boh. 500 km da Reykjavik. Tio. E purtroppo, nonostante praticamente dove mi metti sto, l'ho sofferto. No, il freddo non è un problema. Ho fatto la semifinale di Coppa con un vento che scendeva da Siberia, che non ti dico. Di Di sera. Sì, sera. avevo doppia termica. Boh, Sì. accidenti. Questo in Oppure Mongolia, oh, Mongolia, in Mongolia. Mongolia. Quindi, ok, Sì. gli impianti di illuminazione ci sono, cioè perlomeno Inguardabile, ma c'è. capito? Sì, Ma poi io perché? questa cosa non l'ho capita. Hanno speso dei soldi per mettere un'illuminazione, per metterne una molto scarsa, che non si vede nulla. Ed è un peccato, lo stadietto è carino quello della NFF, della federazione, è sintetico, però è carino. Se avessero messo dei pali alti con delle luci potenti, fai un investimento una volta e per 10 anni non lo Sei a rifai. posto. E poi tu, Giacomo, da come dici appunto, ti sei interessato al calcio estero, cioè tu hai avuto interesse verso il calcio estero fin da prima che. A me è sempre piaciuto il calcio estero, che ne so, da bambino andavo in vacanza in Grecia, mi piaceva lo stemma del Panathinaikos e mi sono fissato col Panathinaikos. Per dire, a Football Manager giocavo col Panathinaikos o col Ok, Depor, che è la mia squadra del cuore, perché ma com'è nato questo comunque. amore per il deportivo? Allora, una mattina, era la mattina del 2000, dovevo andare a giocare a Bergamo contro l'Atalanta e ci eravamo svegliati presto, perché si giocava la mattina nel settore giovanile all'epoca. Penso che ancora si giochi la mattina. Insomma, per svegliarmi, accendo la TV e su Telemonte Carlo, voi ve lo ricordate di sicuro, Telemonte Sì, Carlo, io sì. passavano la Liga. E Più o meno. avevo Ok. visto, era Depor, non mi ricordo se era contro il Betis o lo Spagnol. C'era Songo, Manuel Pablo, Mamma mia. Naibet, Mauro Silva, Flavio Conceição, Victor, Jalminha.
Fran, squadra pazzesca, squadra pazzesca. E secondo me faceva il miglior calcio d'Europa e vedendo Gialminia mi sono innamorato del Deportivo La Corugna. E poi casualmente d'estate con mio nonno paterno siamo andati in vacanza in tutto il nord della Spagna con il camper perché a lui piaceva andare a pescare. Infatti lui era andato in Mongolia anche a pesca, apro chiuso parentesi, prima che No, io ci arrivassi. incredibile. Sì, lui lavorava con l'Asia perché lavorava con... Ah, ok. Ha avuto delle aziende tessili e poi ha lavorato come, insomma, gestiva i rapporti. Quindi in Cina ci andavano in 3x2, parlava il cinese ed era, se Incredibile. parla 5 lingue, 6 lingue, insomma, un Boh, sacco. E poi andò in fantastico. Mongolia a pesca e quindi mi ha Cioè, Mongolia raccontato. pesca numero uno, veramente. Cioè. Sì. Ma perché c'è Camper, dei laghi fiumi. incredibili, no? Laghi Sì. incredibili. Fiumi, Fiumi e soprattutto laghi. fiumi, fiumi. Fiume. E aspetta, mi sono Bellissimo. perso perché poi sono tantissime cose mi vanno via. Deportivo, deportivo. E il Andavi a Depor pesca col nonno. con nonno e siamo andati alla Corugna, mi sono innamorato della città, ho preso la maglietta del Depor e da lì Depor. Non lo so, Gialminia secondo me è uno dei maggiori talenti che il calcio abbia mai dato, anche se non gli è riconosciuto. Era uno spettacolo vederlo giocare. E poi vabbè, Ok. Depor, Valeron, Tristan. Eh beh, infatti, infatti, ci mancherebbe il 4-1, 4-0 col Milan, Io ero insomma. a San Siro e il gol di C'eri? Pandiani è esultato 1-0. Il mio padre che mi tirava giù. Lui è milanista. Poi 10 minuti di blackout, 4-1. E ritorno d'allenamento, c'erano 2.000 amici a casa, 1-0, dico, ma sì, tanto non passiamo. 2-0, tanto non passiamo. 3-0, allora, quarto gli ho esultato in faccia completamente. Gli ho aperto la finestra, ho urlato come un pazzo. Stupendo, indimenticabile. Bellissimo. Allora, appunto, invece andando ora in... ho una curiosità sul Centro America. Sì. Tu hai giocato tra Panama e Nicaragua. Sì. E come ti sei trovato? E poi, cioè, appunto, leggiamo a volte degli aneddoti sul calcio di quelle zone, che è un calcio, cioè, il contesto in cui avviene il campionato è anche un po' pericoloso per le varie No, situazioni. Forse no. questo è più esplicito in Honduras. In Honduras sì, ma no. Ok. È il paese che è pericoloso. Honduras è un po' pericoloso. Allora, in Centro America, ma in generale quando vai all'estero, devi capire dove sei. Se ti dicono di non andare in un posto, non ci devi andare. Se ci vai, sono problemi tuoi. Se ti dicono di non girare col cellulare per strada, non ci devi girare o sul pullman. Quindi devi essere un po' sveglio. È chiaro che se tu non segui quello che comunque i ragazzi del posto ti dicono, per esempio a Managua ti dicevano non andare mai al mercato orientale solo. Se vai, vai con altri due o tre nicaragüensi e allora è a posto. Però io a Managua, per esempio, sapevo che potevo girare col telefono in mano, che potevo di sera andare da solo per strada, che non ti su. Io non ho mai avuto paura in Nicaragua, mai. E all'epoca era il paese più sicuro del Centro America. E gli stadi c'era gente, sì, ti insultavano, quindi mi piaceva sta cosa, che ti insultano durante la partita, vuol dire che stai facendo bene, c'hanno paura di te fondamentalmente. E quindi era bello. A Panama, Ciudad de Panama comunque non c'entra niente, niente né con Nicaragua né con l'Honduras, El Salvador o Guatemala, perché è una città europea praticamente, a parte il casco antico, è ovvio Ma che se che poi vai... posto è Panama? Cioè, perché Panama è un posto io dove si sempre, l'ho lava. sempre vista, no, c'è cioè, l'estradizione, il È dove narcotraffico, si lava Panama, diciamo. no? È un po' di Infatti, bucato. infatti. Si fa un po' di bucato, tanta gente ha tanti interessi. Nah, è molto bello, Panama è molto bello. Il casco antico e la cinta costiera del Ciudad de Panama sono wow, stupendi. Stupendi, stupendi. Però sono posti che ti danno delle possibilità, per esempio il presidente del Certo. Tauro, la famiglia insomma, era prima in Colombia, poi sono andati a Panama, hanno aperto la loro attività e lui è Giampaolo Gronci, la famiglia è toscana, non mi ricordo di dove esattamente, però è Ah, toscana. vedi, vedi. Sì. Però
persona stupenda, tra le altre cose, che saluto se segue, anche se non lo so. Ciao Giampaolo. E tra tutti questi posti in cui sei stato e tornei, campionati che hai disputato, qual è Sì. secondo te quello con il maggior livello? Quello più vicino al calcio europeo, forse? No, non saprei dirti. Perché nella stessa Europa ci sono. A Malta si gioca un calcio più inglese, un calcio più diretto, quindi ti posso dire che tecnicamente ci sono dei giocatori molto validi, ma in genere più la fisicità pure lì che ha la meglio. In genere, anche se non è molto veloce come calcio, è un po' lento. Hai spazio, però l'idea ora sta un po' cambiando, l'idea era quella del calcio diretto inglese, quindi transizioni rapidissime. In Centro America è un calcio più lento, più tecnico, perché sono giocatori tecnicamente molto forti, però è disordinato. L'ordine tattico non è, diciamo, il punto di forza. E in Asia anche la tecnica, ma manca l'ordine tattico. In Islanda, che è sempre Europa, c'è più fisicità, più disordine ed è un calcio di stile inglese pure quello. Quindi è difficile dire qual è il calcio migliore. Ognuno ha dei pregi e dei difetti. Tecnicamente ti direi il Centro America, con l'Asia al secondo posto. A livello fisico ti direi Islanda, Malta e Fiji. E Africa fisicamente sono delle bestie pure loro. Quindi anche Partono in dei pregi. Zimbabwe hai notato che la componente più importante è la fisicità. Sì, anche se tecnicamente lì c'erano dei giocatori. Però non avendo disputato un campionato intero, onestamente non. Quello che ho visto dei giocatori che avevano un potenziale tremendo. Bravi, bravi, bravi. Altri che mediocri, normali, sì, fisicamente con un buon fisico. Però Va dovresti bene. vederli in un contesto europeo per poter dire. Perché il problema è quello. Per fare un paragone reale, tu dovresti prendere una squadra, metterla in un campionato e vedere che cosa combina. Perché sennò è un pourparler. Calcisticamente Certo. è un po' un discorso da bar dire qual è il migliore o quello sì, quello no, solo perché siamo abituati. Perché poi succede quello, tante persone commentano, non so se seguite la pagina calciatori italiani all'estero. Sì, Ok, assolutamente. quello firma in Slovenia. Ci gioco anch'io in Serie B in Slovenia, cazzo. Quindi cavolo, Questo questi sono discorsi da bar, equivale alla nostra seconda categoria italiana. Vai, prova, se sei capace, se ci stai, complimenti. In Grecia, per esempio, che non ho nominato, in C era un altro ottimo livello. Qui purtroppo ho un problema ai documenti, ma bloccato prima. Vabbè, capita. può succedere. Ma e qual è, diciamo, se c'è, hai mai pensato al post carriera, uno, e due, che cosa vorresti fare, se qualche allenatore che hai avuto, qualcuno degli insegnamenti che hai avuto, poi te li porterai dietro in un eventuale post calcio, che vabbè, ovviamente sarà fra 15 anni, ti auguriamo, ovviamente. No, naturalmente, 15, ci 15 col mancherebbe altro. bastone in campo. Sì, esatto. Diciamo 4 o 5, dai, 4-5, dai, 4-5. siamo Come te lo immagini? E cosa sul reale. vorresti fare? Mi Cioè, quale insegnamento ti porti dietro, insomma? piacerebbe fare head coach perché mi piace allenare, quindi cerco di cogliere un po' tutto. Per esempio, quest'estate ero inizialmente al Floriana, dove Gianluca Azzori, che ha allenato, insomma, a livelli top. Certo. Per esempio, la chiarezza, come spiega, come ti fa arrivare il messaggio, è una cosa che cerco di prendere per poi utilizzare. La persona non ha bisogno di ripetere quello che ti dice ti arriva subito. Quindi la chiarezza nello spiegare è molto importante, la comunicazione è importantissima. O per esempio anche come si è adattato alla realtà di un calcio maltese che è distante dallo standard dove è stato lui. Quindi assolutamente. O per esempio con Rodri, anche lui come si è adattato, come ha gestito alcune esercitazioni quando eravamo in Mongolia, la crescita che c'è stata all'interno della squadra, perché giocavamo un buon calcio a un certo punto del campionato. Un buon calcio, molto organizzato e le cose che facevamo poi riuscivano. Quindi ho avuto allenatori molto bravi, altri meno, però cerco sempre di prendere qualcosa. Il dove, perché tanti mi dicono, ah, sarà all'estero o dove? Io non lo so ancora, non so cosa succederà tra 5 minuti, però
E dopo che mi rimetterò in piedi tra un mese in campo, speriamo con una squadra. Quindi è difficile dire dove. Mi piacerebbe arrivare al più alto livello possibile. Quindi ti direi vincere la Champions League giocando un ottimo calcio, però un sogno, allenando il Deportivo La Coruña. Lì veramente Poi mi il sveglio con top. Giacomo, sono le 8 del mattino, sveglia, sono lì. Vabbè, a quel punto potresti ripercorrere le orme, visto che l'hai fatto da cacciatore di Bora Milutinovic, giri il Milutinovic. mondo. Giri il mondo uguale, anche lui. Mi ha ispirato è lui, eh. Io non mi sono ispirato a nessun giocatore. Il Lutz Vedi? Pfannenstiel non sapevo neanche l'esistenza. Ho detto, ma se Bora Milutinovic come Grande allenatore ha Bora. allenato in Costa Rica, ha allenato in Cina, ha allenato in Nigeria, ha allenato, forse l'Oceania gli manca, non c'è stato. Ha Non allenato lo ricordo. in Italia, eccetera, perché non... È meno dignitoso che giocare in Serie A in Italia o in Serie B in Italia, no? No, non credo. Quindi se non per vicissitudini non sono arrivato dove penso che, insomma, dove dicevano che sarei anche potuto arrivare, perché non arrivarci in un altro modo? Poi comunque ho ancora l'ambizione, perché sto benissimo fisicamente, a parte quel piccolo problemino che risolverò a breve, di arrivare a fare ancora degli step più in alto come calciatore. Quindi non bisogna mai dire è impossibile, impossible is nothing, è la verità, fondamentalmente. Nel mio piccolo ho dimostrato che non è impossibile per quello che ho fatto. Assolutamente. E ora invece un'altra curiosità tra tutti gli stadi in cui sei stato, in cui hai giocato, qual è Sì. stato quello più affascinante? Che non è per forza quello in cui ci sono stati più giocatori, sono stati Più più tifosi. tifosi o è stato più caloroso, ma quello che proprio ti ha affascinato, quello in cui ti sentivi, non lo so, a casa. Ma allora, di sicuro lo Stadio Nazionale in Nicaragua, che è il proyecto del Stadio Nazionale perché non ha mai completato. Insomma, già Molto di bene. soldi della FIFA se li sono messi nel porto. Insomma, in Mongolia hanno fatto pure. Quello è uno. Nel mio esordio è stato. C'era molta gente, è stato stupendo proprio tutto. Poi ho giocato molto bene. Quindi, quello è uno. Dopo ho giocato il torneo a Bulawayo, molto bello. C'era gente calorosa e mi ricordo che andando verso la porta mi facevano così, che questo è il simbolo degli Highlanders, che è un'altra squadra di Bulawayo, erano i tifosi, facevano questa cosa qui, insomma, bello anche quello. E poi, fammi pensare. Poi credo questi due siano quelli dove mi sono sentito più a casa. Se vogliamo aggiungere, c'è un terzo in Mongolia. Lo stadio è bellino, quello stadietto. Piccolo, non è molto grosso, però bello. E poi c'era un campo che non è uno stadio, è molto piccolino, dove giocavo in promozione, ho giocato a 19 anni, che era Luino, che era sul lago. Ah, Attaccato, bello. se mi ricordava Riazor, perché Riazor è attaccato praticamente al mare, All'oceano. e lì, vabbè, è stata una stagione stupenda, che poi ho ricevuto la famosa chiamata, che vabbè, Ci pensano, cazzate del dai. passato, mettiamola così, e fece una stagione stupenda, lì proprio in casa mi piaceva giocare, era stupendo. Poi c'era anche tanta gente a vedere la partita, insomma, per quello che sono i canoni della promozione, Certo. quelli che erano dell'epoca, ma forse c'è anche meno gente a vedere partite rispetto all'epoca. Però sì, questi qua. Vabbè, Giacomo, io che dire, siamo arrivati all'oretta di trasmissione e, bah, al solito anche oggi meraviglioso questo viaggio, così nel caccio ce ne fossero di occasioni di parlare con persone di questo tipo, insomma, sono sempre Grazie. pochi, perché gli italiani non vanno a giocare fuori e poi bisogna avere anche l'umanità, Quello, che avete no, voi, che infatti. avete dimostrato te e Mauro, che non è proprio così banale, ecco, diciamoci anche la verità, non basta Grazie. andare a giocare all'estero, insomma. No, Un po' Matti. assolutamente.
Io vi ringrazio per queste bellissime parole, però insomma, Rodri mi chiamava il portero filosofo, quindi sarà un Oh, ci motivo. vuole. Sì. Grande, grande Giacomo. Allora, io ringrazio come al solito il mio compagno d'avventura Matti. Ciao Matti, alla prossima. Ciao Dario e grazie mille ancora Giacomo per questa opportunità. E Io noi ringrazio ringraziamo voi. Giacomo, grazie mille, grazie di tutto Giacomo, davvero da parte nostra, da parte dei nostri spettatori che poi potranno rivedere il video, tanto poi lo carichiamo su YouTube, quindi rimarrà poi per sempre con tutte le cose che Giacomo ha detto, quindi non potrei mai più negarle, ma Va bene. insomma, grazie di tutto Giacomo, Grazie grazie a di voi, è stato un piacere, una bellissima chiacchierata. Molto molto bella e ripercorrere certe tappe è sempre stupendo. Poi No, ce poi ne ci faremo risentiamo altre. magari più avanti quando tornerai a giocare, insomma, dopo questo piccolo guaio fisico che hai avuto, eh? Assolutamente, ci risentiamo molto volentieri, sempre a disposizione. Un abbraccione, ciao a Un tutti, ciao abbraccione, a ragazzi, presto. Ciao ciao ciao, ciao. ciao ciao. Ciao ciao.